Amici da lontano. Allora, io sono qui, ho questo telo indiano con i mantra. Potevo metterlo così. No, invece lo metto così perché in India dicono che se uno mette questi teli con i mantra, c'è la vibrazione costante dei mantra, cioè la luce rimbalza. E Hare Krishna, beh, noi manco questo legge sanscrito, lo sapevo. Hare Krishna, Hare Rama, i fotoni, cioè la luce sono fotoni, plurale, rimbalzano, arrivano là e uno dice, to, un telo con il Maha Mantra, bene. Allora, dicevo, amici da lontano, perché qui abbiamo la, io faccio il presentatore oggi, abbiamo la favolosa Federica, che attualmente vive nel United States of America, giusto? Sì, a Boston, vicino. Nello stato del Massachusetts, che confina col New Hampshire. Quindi, ma tu come fai a sapere queste cose? Intanto io ho vissuto quasi 9 anni negli Stati Uniti. Arrivai là che tu dovevi ancora nascere, nel 91. Tu dove eri? Nel New Hampshire, dove eri? Non lo so. Oh, è venuto a trovarci, guarda i video in America, sì. È bello? Oh. Sì. Tu pensa che qui in genere si siede una nostra cara amica che si chiama Thea, che in questo momento sta facendo dei concerti in America, ne ha fatto uno a Los Angeles, California, e un altro a San Francisco. E quindi questa è una sedia international, cioè una che è assoluta qui va California, una che è dal Massachusetts viene qui e da quello che ho capito hai lavorato in un'azienda agricola. Sì. Senti, mi fai un favore, puoi dire qualcosa in inglese per chi ci ascolta? Quindi, tu, perché mi guardano in tutto, ci guardano in tutto il mondo e dicono, ah, ma parli sempre italiano. Ladies and gentlemen, here now with us, traduco, adesso qui con noi, Federica. Are you happy to be here with us? Sei yes. Felice di essere qui con noi? Yes, very much. Molto. Molto. Devo anche tradurre. No, traduco io, se vuoi faccio anche il tempo. È molto felice, she's very happy to be with us. Cioè, molto felice di essere qui con noi. E io l'ho conosciuta anni fa insieme a sua madre, perché se c'è la figlia da qualche parte c'è la madre. E anche mio papà. C'è anche tuo papà, appunto stavo pensando, ogni volta che c'è qualcuno da qualche parte nella galassia ci dovrebbe essere un padre o una madre. Allora c'è il padre, che sei forte, 24 anni, eh? 24 anni vissuti nel Massachusetts. Lei è venuta apposta per incontrare me, giusto? Sì. Tesoro. Io gli ho dato un libro, dov'è sto libro? Ecco, puoi leggere il titolo. The power of positive of the positive mind. The power of positive mind. Io facevo anche l'imitatore da piccolo. Mi tocca bene. No? Apri il caso, non esiste. Nothing happens by chance. Sembra. Leggi quella frase. Love does not want to have, it only wants to love. No, rileggi pronunciando lentamente, che così anche un buon cristiano qua possa. Mia nonna quando parlava degli altri diceva un buon cristiano. Allora, chapter 6. Capitolo 6. Love, amore. Love does not want to have, it only wants to love. Traduce. L'amore non vuole possedere, vuole soltanto amare. Beh, adesso rimetti lì così. No, dai, ti dico io dove la metti. Mettilo qui così chi ti guarda la ragazza immagine. Da Paolo positivo. Ma la cosa interessante è che lei è di Cardano al Campo. Al Campo ed è nata a Gallarate. Senza che io lo sapessi, sono apparsi pochi minuti fa due amici, Io siamo a Saronno, siamo a 15 km dal suo paese. Ma è possibile che vi dovete incontrare qui? È possibile. Sì. E c'è un altro, Pedretti, che abita a quanto da Saronno? Da Cardano 20 km, saranno 15. Ma perché non vi incontrate per una pizza, un bar, qualcosa? Cioè, ma qui dovete incontrare.
Ci sono i biscotti, no, ma chi è che ha provato i biscotti? Ma dove sono? Vai a prendere, facciamo vedere che qui non è che uno viene dall'America, arriva con i biscotti, giusto? È un bel libro, leggetelo, Power of Positive Mind. Ma questi chi l'ha fatti? Tu? Fatti io, sì. Allora aspetta, dammi il libro e apri, spiega che cosa hai fatto. Non avevo paura di farti vedere, che ti conoscono. Fatto dei biscotti. Ma dove hai imparato a farli? In America? Non lo so, la vita precedente. Quando uno non si ricorda, dite le vite precedenti. Sicuramente. Sicuramente. Allora io conosco il padre, la madre e il prodotto interno, che è la figlia. Ah, beh, questa roba è una cosa. Roba seria. No, seria no, divertente. Cosa, vedi come hanno educato queste povere bambine che un biscotto deve essere ancora serio. Io dico, ma divertente. Bene, allora fa cosa? Mettili lì, che dopo aver fatto il video ce li dividiamo in parti disuguali. Cioè chi comanda ne prende di più e chi non comanda gli lasciamo il cartoncino con le briciole. Questa si chiama una distribuzione equa della ricchezza. Ma è forte che lei è stata anche nello Utah, no? È vero? Sì. Dove c'è Salt Lake City, la città del lago salato. E ci sono i? Mormoni. I mormoni. Ma che è stata a fare tu nello Utah? Ma sai che non lo so. Ma no, non te lo... Non ti... Tu devi sapere che c'è gente che è nata in varie parti del mondo, che la domanda perché sei qui dice non lo so. Ecco, io finalmente uno va fuori, oh, I have been in Utah. Wow. Cioè c'è gente che ti spiega mezz'ora che perché è lì, invece arriva lei, 24 anni, io non lo so. Poi dallo Utah si è trasferita nel Massachusetts, dove c'è il famoso MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ma molti mi dicono, ma che fai a parlare l'inglese? È che è proibito, no? Ecco, voi due, giusto per stare a un livello, non dico uguale, perché qui, ecco, con la maglietta non mangio niente che abbia un cuore, quindi dà già l'idea di uno che ha fame, perché si presenta con... No, quella è di Walter Caporale, il nostro amico Walter. Si presenta... Ma se uno venisse a casa vostra, verso l'ora di pranzo o di cena, con la maglietta così... Come fai a non invitarlo? Però devi attento perché non mangio niente che abbia un cuore. A me piace molto sdrammatizzare. No, se questo qui venisse dove abito dico, per, e dicesse non mangio niente che abbia un cuore, gli offrirei, io sono vegano, il cuore di bue. Vediamo un po' se avete colto la battuta. Lo mangio subito. Cos'è il cuore di bue? E allora, di stasera, Walter, la maglietta non ha funzionato, ho mangiato il cuore di bue. Pomodoro quelli grossi, il cuore di bue buonissimo. Vabbè, insomma, che lavoro fai tu? Io faccio contabilità. Esatto. In un'azienda metalmeccanica. Esatto, fai in modo che i conti siano tutti a tuo favore, bravo. Tu? Esattamente. Bravo. Tu? Io progetto arredamenti su misura. Come trovi la stanzetta qui? Tutto. Tutti vengono qui, cioè tutti, molti che ma sembra nel video la stanza sembra più grande, è chiaro perché nel video il video è così, cioè se non avessi un video grande come la stanza, il video è così, vedi la stanza, c'è l'effetto, giusto no? Poi tutto ciò che è visto in video è grande, no? Cioè c'è gente che magari non ha grandi capacità, li vedi in televisione e dopo gli chiedono l'autografo, ha fatto un film, no? Insomma, tu non sapevi che arrivavano loro, no. Loro non sapevano che arrivavano te e siete a pochi chilometri. Lui era già qui, giusto, tu sei già qui, e siete a pochi chilometri. Amici da lontano. Cioè da lontano nel senso che per farsi degli amici bisogna fare dei chilometri. Ma perché non riusciamo ad amare quello che sta vicino? Perché ai bambini gli mettono in tutti i chakra, oppure se vogliamo stare all'antica, nel cuore e nella mente, gli mettono la diffidenza. Cioè, metti
in cortile, 10 bambini di 5 famiglie diverse vanno in cortile, giocano. Prendi 10 adulti di 10 famiglie, vanno in cortile, non gioca mica. Anzi, senta lei, perché mi ha messo la macchina qui davanti? Quelle cose lì, no? Quando gli dico la battuta, veda lei, Vessano Lombardo sta scrivendo un libro sui Veda, chiamato Veda Lei. Ma questa camicia è un riadattamento di una tenda antica, cos'è? Sì? Una tenda? Può essere. No, ma scusa, ma chi te l'ha data sta camicia? L'ho comprata. Però sembra un riadattamento di una tenda del Settecento. Che poi la cosa bella quando noi incontriamo amici vicini e lontani è che ha fatto gli esperimenti, andare all'aeroporto funziona molto agli arrivi, perché agli arrivi uno no, arrivato, mentre della gente, erano attori professionisti, a salutare gente appena arrivata. Carissimo, come va? E molti dicono, va bene, grazie. Non fatelo alle partenze perché stanno nervosi che devono partire. Siamo a paura che l'aereo cade, invece quelli atterrati, siccome l'aereo non è caduto, sono già coi piedi per terra, e così, no? Ma perché tutti vorrebbero essere accolti, accolti, salutati. Oppure fate questo esperimento scientifico, prendete due amici, li mettete qui. Li fate mettere dietro a uno che non conoscete, li mettete qua e cominciate a dire ciao, come va? Che bello ritrovarti. Quello in mezzo o si squaglia nel senso positivo, energetico, oppure se comincia a brontolare voi girate e quello fa e vede che andate dai due chiamati pali, che fanno i pali. Io sono a favore, amici da vicino, da lontano, dalle vite precedenti, da chissà dove, ma già il fatto che noi abbiamo la forma umana, no? E se, tu adesso stai facendo il video, io sto vivendo un momento dell'eternità in compagnia di lombardi, siete lombardi voi, no? E io vivevo a Milano, quindi io li conosco questi. Questa gente è sotto l'effetto del Rajaguna, cioè la creatività, pensano a come fare soldi, come creare, no? Perché? Perché lì da bambino dicevo che hanno respirato la nebbia, allora l'energia. Per cui creare. Ci sono tre livelli di amicizia, o per forza d'inerzia, ciao, come va, non c'è male, ci sono varie risposte che sembrano positive ma sono tutte negative, no? Allora due si incontrano, amici così, no? Ciao, come va, non c'è male, e allora fa, ah sì, e tu poteva andare peggio, poi si ferma un terzo e dici, allora chiedo a questo operaio, come va? Bene, non mi posso lamentare. Allora, non c'è male, quindi la parola male, non mi posso lamentare. Poteva andare peggio. Sembra una riunione di naufraghi, no? Cioè, naufraghi di se stessi. Ci sono anche persone che vorrebbero dire sto benissimo, ma hanno paura di turbare gli altri. Quindi dice, ciao, come va? Guarda, sto di un bene, ma di un bene. Guarda, sto benissimo. Tutte le notti estasi, orgasmi nel caso suo. Cioè, no, io mi sveglio la mattina di una felicità, una gioia, certe volte mi sveglio di notte ridendo, tipo, e uno si fa così, ti guardano, tipo, questo qui è drogato, alcolizzato, c'ha l'ice, sotto l'effetto degli stupefacenti, no?
biscotti alla marijuana. Quindi molti stanno tirando, come va? Bene, i tuoi bene, i tuoi, come stanno i tuoi? I tuoi bene, no, i miei tutti bene, bene. Però hai notato che non ci sono più le mezze stagioni? Cosa fa? Ma sai che l'ho notato ultimamente? Ma non siete rientrati dalle ferie? Sì, com'era il clima? Ma che te frega com'era il clima? Ma io bisogna dire, ma te, visto che quello è già tornato, com'era il clima? Ma qualche volta ha piovuto, qualcosa. Ma come avete fatto queste ferie? Alla meno peggio così, no? Perché poi molti non si sbottonano. Tu vedi una coppia, un ragazzo e una ragazza che stanno insieme, magari si sposano, ma anche se non si sposano. Quando delle persone incontrano questi due, stanno abbottonati. Allora come state? E quelli fanno, bene. Non è che gli dicono, ma voi due godete? Sembra un'invasione di campo, no? Sembra che uno vuole fare gli scambisti, no? Cioè, come state? Bene. Poi vanno via, arriva un altro e fa, ma quelli lì li conosci? Sì, ma quelli lì stanno insieme da 3 anni. Ecco, il massimo della libidine è dire 3 anni. Cioè, sì. Ma secondo te dura? Ma li vedo già mezzi, no? Cioè, stanno insieme, secondo te dura? Ma che è un'aziendina? La fabbrichetta? Dice, ma quelli lì li conosci? Sì, ma secondo te godono? Ecco, questo, no? Quindi non bisogna parlare del piacere, della gioia, dell'orgasmo, dell'estasi, estasi naturale, dell'amore. Poi incontri una coppia e fa, ciao, ma come state felici? Guarda, scusa, dobbiamo andare, non vediamo l'ora di andare a casa a godere in un modo pazzesco. No, non andate, scusi, non volevo trattenere. Quindi anche questa parola amici, amicizia, si chiamano i convenevoli. La maggior parte dei dialoghi potrebbero essere risparmiati per usare l'energia vitale in modo più conveniente. E invece tutte frasi che... È vero? È vero, più o meno così, no? A me la cosa che mi affascina di lei, che guarda questi video in America, praticamente che è mezzanotte, io sono lì con la mia copertina che dormo come un angioletto. Siccome c'è il fuso orario di 6 ore, sì. Lei finita di lavorare, alle 6 si guarda un video e io sono là con l'aureola, lì a luce come un angioletto. Mi sveglio la mattina e dico, ma qualcuno avrà visto questi video. Ecco un esempio vivente, giusto, no? E questi video cosa dicono? Dicono che possiamo vivere meglio. Certe frasi della saggezza popolare, tipo chi trova un amico trova un tesoro, si sono completamente capovolte. Per cui chi trova un tesoro trova subito degli amici. Si è capovolto. O questi tre li vuoi riprendere in senso non negativo, riprendere, cioè. Questi ridono, questi si chiama pubblico non pagante, no, pubblico non pagante. Io restituisco The Power, questo è un libro che ho scritto io, I have the power to simultaneously love many people, io ho il potere di amare simultaneamente molte persone, ho scritto io, no? Il libro è stato uscito in Italia, perché molti amare pensano sesso. Cioè io amo lei, molti pensano sesso, no? Se poi dico amare simultaneamente molte persone, dicono, ma qui cosa c'è? Un giro? Perché la parola amare vuol dire chakra del cuore, no? Questa parte, amore, amicizia, buone relazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire questo chakra emato del cuore, il chakra delle relazioni. Io addirittura dico, se ami qualcuno lascialo andare, per cui nel caso in cui io, è vero, amo Federica, la lascio tornare nel Massachusetts, giusto?
gli do un paio di copie, di, eh? E beh, scusi, no? Ti do un po' di copie da vendere, e per la Onlus, libera condivisione Onlus, sono soldi fatti a Boston, che poi li mandiamo in India, no? Aiutiamo. E in India poi stiamo aiutando i lebbrosi, abbiamo un lebbrosario, abbiamo un orfanotrofio per le bambine, abbiamo una scuola, aiutiamo le vedove che i mariti sono morti da un pezzo, no? E non hanno da mangiare. Insomma, ci diamo un po' da fare. Ma tornando alla vera ricchezza che nessuno ti può rubare, sono gli amici. Noi come possiamo scoprire se qualcuno è un amico? È semplice. Ci sono due o tre test che vi consiglio, no? Lei è Federica, diciamo anche l'età, 24 anni, no? 24 anni, in questa incarnazione. Allora, lui conosce me, oggi ha conosciuto Federica, no? Mettiamo che tra qualche mese ci rivediamo, metti io e lui, e mi dice: ciao Giorgio, ho incontrato Federica e mi ha parlato male di te, no? Ipotesi, eh? Cosa succede? Che bisogna rimanere calmi. Ma come? Quella là, gli avevo regalato il libro Il potere della mente positiva in inglese, parla male di me. Dare subito per scontato che è vero. Allora, sentiamo la sua versione, magari ha capito, no? Ha capito? Bisogna stare calmi, sereni, andare alla fonte quando ci sono i mezzi, cioè, e chiedere: Federica, volevi dirmi qualcosa? Ecco, in questo caso mi prendi per mano e dimmi: Giorgio, I love you, giusto per l'America. Giorgio, I love you. Ecco, allora dico: ma questo qua già mi sembrava che non capiva bene l'inglese. Lei ha detto: she said I love you, lei ha detto che mi ama. Ecco, se fosse sempre così, ma dov'è il problema? No, ho fatto un esempio, poteva esserci un altro, allora faccio con quello là. La maldicenza. Più persone si conoscono, uno dice: lo sai cosa ha detto di te quello là? Uno ci crede subito. E invece bisogna fare le verifiche. E uno può dire: ma Giorgio, ma perché tu hai detto questo di me? E uno spiega. Oppure: Federica, hai qualcosa da dirmi? Metti che Federica fa: no, volevo dire Giorgio che sono molto sorpresa che alla tua età ancora parli, appunto, vuole dire quello, no? Cioè, no, se sei sorpresa tu, figurati io, sono più sorpreso di te, no? Ogni tanto riprendi il pubblico, sono solo tre, capito? Io punto sul pubblico qua, eh. Ci amici a lontano, ne abbiamo catturati quattro, oggi è una giornataccia. Però con quattro amici ha fatto anche le canzoni, no? Quattro amici al bar. Il bar del Giambellino. Ma guarda com'è la legge del karma, no? Da quello che mi risulta. Tu sei venuto qui e parti domani. Sì. Se partivi ieri non vedevi questi tre. No. Voi due siete venuti convinti che lui non c'era, invece lui c'è. Guarda, abbi coraggio di guardare in faccia la realtà. La realtà. Federico, puoi toccare, te vedete? Ci conosciamo. Ci conosciamo. Vabbè, perdete. Gli Garibaldi lo conosco. Napoleone, fatto la scuola insieme. Hitler. Ma no, Hitler l'ho visto una volta da lontano che girava con un carro armato, ma io mi sono dato. Conosce tutti, eh? Stalin. Sì, mi invitò a cena, ma non sono andato. Tutti i nomi. Quindi io consiglio che un amico, anzi ripetiamolo insieme, un amico è quella persona, che dopo aver saputo tutto di te, ti rimane amico. Quindi un amico non si scandalizza, non si turba,
da te questo non me lo sarei aspettato, e stai chiaro, cioè, allora che amico è? Allora molte amicizie in realtà non sono amicizie, sono amici in prova, cioè sono amicizie sperimentali in prova. Ma tu con quella non sei più amico, esperimento fallito. Cioè, o siamo amici o non siamo amici. In realtà già il fatto di frequentare lo stesso pianeta, giusto cara? No, dico, ma voi avete mai provato a fare 72 meno 18? Hai provato? Tu, aspetta, contabilità, scusi, per rete. 72 meno 18, 50... E rotti. Per questo che i conti non tornano mai. Ma se perché sono in fede. 50 qua, vada, va. Metti che questo ha già gestito i miliardi, 50 erotti, erotti dove? Si sono rotti per strada. Beh. L'avevo persi. Vabbè, 54, giusto? No? Ecco. Immaginate che uno, io, nasco e 54 anni dopo nasce lei, che viene a una mia conferenza, giusto? In questa incarnazione tua, eh? Viene e hai preso un libro. Che libro hai preso? Un libro. Incontro con la chiara luce. Incontro con la chiara luce. Io ho fatto anche la dedica, no? Sì. Ho fatto la dedica perché sai che io c'ho come scrittore, c'ho. Vabbè, scusi, eh. Io la faccio in inglese. Faccio sempre quelle dediche. Dear Fede, all'americano, Dear Fede. Hi. Una dedica che avrei potuto fare sia Kennedy che Martin Luther King che Brad Pitt, anche avrei fatto una cosa così. Brad, salutami Brad. George Clooney, ecco. Dear Fede, I love you. Con la testa così, fa così. Dear Fede, I love you. Ovvio, ma vabbè che te pena, eh? Una sbotto d'energia. Consegniamo. Questo deve arrivare a Boston. Ecco, come vedete, io uso anche gli amici come corrieri per risparmiare 4 soldi. No, ma tu prova a spedire una roba così a Boston. Costa più la spedizione del libro. Io invece uso Federica. Poi dovete sapere una cosa. Che io ho scritto Dear Fed, se avessi scritto Fed è il nome di una delle più grandi compagnie di spedizione, la Fed Express, no scusi, è vero? È vero, no, volevo far vedere che ho vissuto negli Stati Uniti. Vediamo che, eh? I deserve to meet people, io merito di incontrare people compatibili. With my sexual energy, my spirituality and my lifestyle. Bella questa, no? Questa fatta una maglietta com'è, no? Voglio incontrare persone compatibili. Quindi la vera ricchezza è avere amici, da vicino, da lontano. Questa è da lontano perché tra Lombardia e Boston, abbiamo fatto un international. E per avere amici bisogna fare delle cose, semplificarsi, alleggerirsi, in poche parole stare calmi. Perché stare calmi? Perché se no l'amicizia diventa un test, una gara, una competizione, come a scuola. Oh, vinca il migliore. Ecco, nell'amicizia la cosa bella è che non deve vincere nessuno. Abbiamo già vinto, il tesoro è l'amica, l'amico. Quindi abbiamo già vinto. E per fare, cioè per mantenere una buona amicizia non bisogna neanche fare grandi sforzi. No? Una volta una ragazza, bella come lei, no? Si vede che è una bella ragazza, mi diceva, sai Giorgio, io ho un caro amico che mi ha invitato alla festa del suo compleanno e non so cosa regalargli. E io ho detto, ma tu c'hai tanti soldi a spendere? No, e allora te dico io un regalino proprio, io gioiellino, no? Ti prendi un nastro rosso, una galla, sai cos'è la galla? Quella che. Tu sapete voi cos'è la galla? Arredamento, no? No.
una specie di guarnizione che si mette sopra i regali, no? La coccarda. La coccarda, galla, molti la chiamano galla, i nordici, i galli senoni, la coccarda. Ti metti un nastrino, la coccarda, le sue, la minigonna se la già, un po' scollata, suoni, auguri, ti ho portato il regalo. Ecco, prova a farlo un attimo tu. Di ciao, ti ho portato il regalo e coi pollici, magari qualcuno accetta il regalo. Prova a dirlo. Ciao, ti ho portato il regalo. Quello vede la coccarda, dice, cos'è del Milan? Cioè, regaliamoci momenti meravigliosi da ricordare con amore. Sono venuto a creare con te dei momenti meravigliosi da ricordare con amore. È bello, no? Ogni quanti secoli vieni in Italia tu in genere? Un paio di volte l'anno. Allora ti torna che ci racconti. Certo. Sarebbe bello se tu tornassi la prossima volta con delle foto, non so, cascate al Niagara, sempre a far vedere che è stato in America. L'Empire State Beach, cioè. Io dico, and now, ladies and gentlemen, from United States of America, Feder. E lei vedi, Feder. No, oh, fai qualche foto, fa vedere che fa qualcosa in America, no? È simpatica, eh? Perché quando mi dicono, ma tu che hai 72 anni, ma come fai a conoscere uno che ha 24? Mi presento, cerquetti, piacere. Gestisco in proprio miliardi di cellule, sono amministratore delegato in Mestre, perché io sono Lombardi, mi presento alla Stile Lombardi. Salve ragazzi. Gestisco un'azienda in proprio, il nome è Giorgio Cerquetti, orario continuato, 7 giorni su 7, abbiamo 7 chakra, 24 ore al giorno, gestisco in proprio miliardi di cellule, abbiamo un rinnovamento aziendale di 2 miliardi di cellule all'anno, controlliamo regolarmente la circolazione del sangue, il flusso respiratorio, bilanciamo con un pareggio l'alimentazione, evitiamo di creare danni ad altre aziende animali e poi per il resto tutto bene. Ecco, qui ha parlato l'amministratore delegato di se stesso. Ma io andavo al liceo Parini, dove molti miei compagni di scuola poi sono diventati amministratori delegati, non di se stessi, delegati da qualcun altro. Si chiama AD, in inglese è CEO. Cosa? Chief Executive Officer. Appunto, CEO. Chief Executive Officer. Executive, che c'ha il potere, no? Che in realtà però risponde agli azionisti. Io per fortuna, essendo un'azienda in proprio, rispondo solo a me stesso e va bene. La mia ricchezza sono loro, gli amici. Gli amici che vanno e vengono. Ma se uno, ecco il finalino, ci vuole il finalino, no? Fammi un favore, prendi un biscotto. Mentre faccio il finalino, inquadra lei che si mangia il biscotto, così vediamo se muore, noi non lo mangiamo, sai? mangio, no, beh. Se gli inseriscono i capelli, lo mangio, tanto io non ce l'ho. Il punto dell'amicizia è che fin quando tu non diventi amico, amica di te stessa, non puoi essere amico di qualcun altro. Ma chi l'ha detto? Oltre a me lo disse anche Gesù Cristo, solo che Gesù Cristo, non so se l'ha detto, come ha detto, ama il prossimo tuo come te stesso. Io avrei capovolto la frase dicendo ama te stesso e irradia il tuo amore per te stesso verso ogni persona che incontri, no? Cioè, invece messo ama il prossimo tuo, hanno preso solo ama il prossimo tuo, hanno tolto come testa, è buono? Sono ancora viva. Sei ancora viva? No, ma mangialo tutto perché sai, deve andare giù, eh. Quindi, amici come prima, quelli che dicono amici come prima, no? A me mi hanno detto la barzetta dei gatti, sapete, no? Due gatti litigano,
due gatti litigano, poi decidono di fare la pace, si incontrano, zampeno, e dicono amici come prima. Riprendi le corride, che è una rarità mondiale, questa in America se la sognano una cosa, capito? Una redattrice, giusto? Quindi, cari amici, ecco il finale, cari amici, rimaniamo amici. Vogliamo però fare un finale, perché sennò sembra, sai, il finale degli egoisti, no? Aspetta un attimo a chiudere la telecamera, che devo fare una scena che neanche nelle televisioni più evolute, no? Per rete, si avvicina, ma, no, no, si avvicina, il cliente ha sempre ragione. Cioè, grazie. Chiudiamo con uno spot pubblicitario. Ripetete con me, per fortuna, per fortuna che c'è Federica. Che c'è Federica. Sottotitolo, ad averne di Federica, è una che l'abbiamo, no? Ok. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.